Ciao ragazzi! Qua per vostra sfortuna c'è Xmurri e oggi siamo qui in un nuovo video. Strano, vero? Prima di iniziare però volevo darvi due comunicazioni importantissime. Una, ovviamente, lo saprete ormai, oggi è l'ultimo giorno per utilizzare, per usufruire del codice burrissimo. Quindi andate su Bull Powders, vi lascio il link in descrizione e troverete intanto degli sconti enormi e se spenderete almeno 40 euro... 40 cosa? Ah, euro. Riceverete in omaggio il burro di arachidi. E comunque approfittatene perché trovate un sacco di snack buonissimi. I miei preferiti, anzi, ve li lascio qua sotto in descrizione. E poi, mentre state guardando questo video, io starò iniziando a fare le riprese della nuova parodia che uscirà veramente a brevissimo. Quindi, ragazzi, tenetevi pronti perché stiamo preparando una cosa allucinante. Detto questo, il video di oggi è una sfida verso di me, ma anche verso di voi. Cioè, sapresti nominare anche solo 20 di questi 30 supereroi? Quindi quanti nomi, quanti supereroi conosci nella tua vita? Sicuramente ci saranno quelli classici, ma sapete quanti supereroi che hanno ricoperto dei ruoli secondari o che magari sono stati pubblicizzati di meno, che non hanno fatto film, esistono? Ecco, io mi ritengo un discreto conoscitore di supereroi, ma sono sicuro che se ci sono 30 immagini, io non penso ne indovinerò 20. Ma siamo qua per riuscirci, ragazzi. Vediamo quanti ne indoviniamo. Sarebbe figo anche vedere quanti indoviniamo al minuto, ma vediamo intanto quanto ne indoviniamo su 30. Iniziamo dalla prima foto. Lui dovrebbe essere la torcia umana, perché la cosa difficile è nominare il nome corretto del supereroe, perché per sommi capi lo sappiamo, però dobbiamo nominare il nome corretto. Quindi questo secondo me è la torcia umana. L'altra volta su un quiz simile mi avete sfragnato le palle dicendomi che era sempre la risposta numero 1. Adesso starò attento per vedere se non è sempre la risposta numero 2. Perfetto, andiamo già a lui, che secondo me era Flash Gordon, ma a quanto pare non è Flash Gordon. Wally West, Cable o Red Hood? Sarà Cable. Wally West, ok, quindi siamo sicuri almeno che non è sempre la prima. Ah, questa ha la tuta dei Fantastici 4 e dovrebbe essere la donna invisibile. Da quel poco che mi ricordo dei Fantastici 4, dei film dei Fantastici 4, lei dovrebbe essere la donna invisibile. Donna invisibile. Ok, 2 su 3. 2 su 3, raga. Vabbè, minchia, questo è spaziale, anche perché è uscito da poco il nuovo film, ma è il mitico Thor. Come non è Thor? Che cazzo era quello se non è Thor, scusa? No, regia, voglio la VAR. Non mettete la risposta, raga. E io refresho la pagina, e vediamo che cazzo succede. E adesso io qua dico che è Thor. Vediamo chi cazzo mi dice che è. Nessuno non mi dà la risposta. Chi è quello, cazzo? Chi minchia è? Vabbè, fatemi sapere nei commenti chi era quello, ragazzi. Secondo me è Thor, palesemente. Allora, lui è Silver Surfer. Questo mi pare fosse nel secondo episodio dei Fantastici 4, nel secondo film di Fantastici 4 e Silver Surfer. Fatemelo sapere, ragazzi. Raga, Lanterna Verde dovrebbe essere lui. Ah, il nome vero di Lanterna Verde. Ma io che cazzo ne so? Non ne ho idea, raga. Forse Turner è un bel nome per Lanterna Verde. E invece, ovviamente, era il Kylie Rayner. Beh, lui non lo riconoscerei onestamente se non ci fosse stata l'opzione, ma dalla elasticità, dal fatto che il suo culo, perché raga, se questa è una gamba e questo è un braccio, questo è il culo. Come si chiamava? Vabbè, non mi viene. Comunque Plastic Man dovrebbe essere, esatto. E adesso io di questi parlavo, raga, di quelli proprio poco conosciuti, un po' di nicchia. Tu, pelatore di membri crozza che si è fatto un bagno nel mercurio, chi cazzo sei? Mi viene da dire Metal Man. Shadow King. Peccato, cazzo. Ecco dov'è Flash. Porca miseria. Ma è uguale a quello di prima, raga. Vabbè, questo è Flash, The Flash. Abbiamo ancora la possibilità di fare almeno 20 su 30, raga. È il nostro obiettivo, quindi teniamo duro. Allora, questo è ovviamente Daredevil ed è anche la serie che ho guardato di recente su Netflix. Forse l'ultima serie che ho guardato su Netflix. Minchia, spettacolare questa serie, raga. Veramente, veramente ben fatta. Quindi lo dico con abbastanza facilità. Allora, lui dovrebbe essere Green Arrow, Freccia Verde. Oh,
guardate ragazzi che comunque, vuoi o non vuoi, a giro li conosci un po' tutti. Anche questo io in realtà lo conosco, solo che non mi viene in mente il cazzo di nome. Dovrebbe essere Cyborg, raga. Dov'è che l'ho visto a questo tizio? In quale film? Mamma mia, che brutta figura, ragazzi. Aiutatemi voi, dove cazzo l'abbiamo visto con Cyborg? In quale film? Però è giusto, era Cyborg. Dai cazzo ragazzi, che ce la facciamo. Siamo a 13 su 30 e stiamo procedendo anche abbastanza bene. Allora, questa chi è? Raven, Black Canary o Chromium? Dimmi chi è quella che urla e fa un delirio con la voce. Sono indeciso tra Black Canary e Chromium, ma siccome quando sono indeciso è sempre la seconda, Black Canary. Ovviamente. Scheffler, Orion o Will Fever? Ma io che cazzo ne so? Questo non l'ho mai visto, raga. Non ne ho la più pallida idea. Scheffler, Orion o Will Fever? Will Fever è un bel nome. Facciamo Will Fever. Ed era Orion. Cazzo. Ma non è che facciamo che adesso è sempre il secondo? Non mi fa incazzare perché poi mi pigliano in giro i miei fan, cazzo. Questo potrebbe essere Pantera Nera. Black Panther. Ok, Pantera Nera. Non lo conoscevo, ma ci azzeccava. Allora, lei dovrebbe essere Piuma, Feather. Raven, ecco chi cazzo era Raven, lei. Mamma mia, raga, stanno iniziando quelli proprio di nicchia. Chi è questa? Ma che è Alessandro Parabiaghi versione donna, versione supereroe? Vabbè, il Duce non può essere perché è morto da tempo. E poi era pelato Mussolino, conosciamo. Sono deciso tra Zatanna e Mineus. Beh, due belle Mineus ce le ha, quindi potrebbe essere Mineus. C'è anche un nome un po' misterioso, Mineus. Zatanna, porca vacca, raga. Vale la regola, se non lo sai è quella in mezzo. Starfire, Dynamite o Galaxy? Raga, ma chi cazzo sono questi? Mai sentiti in vita mia. Ma mettetemi un Batman, un Superman, che quelli ti faccio lo score assurdo. Secondo me Galaxy. Starfire, porca miseria! Vabbè, minchia, sarà ben Red Tornado questo. C'ha un tornado sulle gambe se non è Red Tornado lui. Allora, Catwoman, Vixen o Superwoman? Superwoman no, Vixen. Ok, perché Catwoman nemmeno, questa era abbastanza semplice. Che burro questo! Firestorm, Igniter o Igniter o Flamethrower, lanciatore di fiamme. Io lo chiamerei Firestorm, è proprio figo Firestorm. Dai raga che li stiamo indovinando tutti. Mamma mia, allora stiamo calmi. Questo chi è? Ant-Man, del quale hanno fatto anche il film da poco. Beetle o Blue Beetle? Allora, Beetle è Scarafaggio, Ant-Man è l'uomo formica, Blue Beetle Scarafaggio blu. Sono indecisissimo tra The Beetle e Ant-Man. Ant-Man era giallo però. Io direi The Beetle. Blue Beetle, cazzo, quello che avevo scartato a priori. Allora, Wasp, Honeycomb o Hornet? Sarà Wasp, che è Vespa. Potremmo rischiare, ragazzi, di farne più di 20. Beh, lei arciere potrebbe essere, però Nightcat io le darei. E infatti era Huntress. Perfetto. Alla grande. Starlight, Laser Ray o Light Ray? Starlight dovrebbe chiamarsi questo. Light Ray. Non ho idea di che cazzo sia, raga. Vabbè, Vedova Nera, Black Widow, questa la conoscevo. Aquaman, Animal Man o Sandman? Beh, non è Aquaman questo, cazzo. O è Aquaman? No, non mi dire che sei Aquaman, ci rimango malissimo. Sandman. Animal Man. Ma chi cazzo è Animal Man, ragazzi? Ma chi è? Vabbè, questo sarà Stargirl. C'ha le stelle di sopra, sarà ben Stargirl. Adam Strange, The Wire o The Messenger? Adam Strange l'ho sentito da qualche parte e dirò Adam Strange. Che bucio di culo, ragazzi. L'ultimo. Spider-Man, Venom o Kane? Minchia, raga. Non è facile perché io direi Spider-Man. Però Venom è tutto nero, ragazzi. Secondo me è Spider-Man, ragazzi. Se sbaglio mi uccidete. Disperato. Kane, ragazzi, Kane! No! 17 su 30! Che cazzo di peccato, raga! Per 3 non arrivavamo a 20! Che peccato, raga! Mi piange il cuore! Mamma mia, ragazzi, mi dispiace veramente tantissimo, ci stavamo arrivando! Purtroppo, figa, alcuni erano impossibili, cioè, ma Kane non l'ho mai sentito, raga, quindi errore mio! Fatemi sapere quanti ne avete indovinati secondo voi! Anzi, no, il risultato vi arrivava, quindi quanti ne avete indovinati voi? E se sono stato bravo, raga, secondo me non è andata malissimo, poi...
perdonatemi se alcuni erano veramente facili. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per avermi guardato fino a questo punto del video. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Bulk Powders, se volete comprare degli snack incredibili. Affrettatevi perché è l'ultimo giorno di mega sconti. E noi ci vediamo al prossimo video. Woo!